Ma buonasera, buonasera, questa sera siamo in versione serale notturna. Vedrete il riflesso nei miei occhiali perché ho dietro comunque le lampade che illuminano a giorno la cucina e volevo farvi compagnia con una bella chiacchierata, proprio chiacchierata così. Serale, sono da sola in casa, Lucia in camera sua, Mattia e al lavoro ha trovato lavoro come cameriere e da una settimana che lavora, gli piace anche se è molto stanco. Paolo è andato al coro e quindi io ho pensato di farvi uno svuota la spesa perché ho deciso di fare un vuota la spesa Iperal perché oggi per la prima volta, forse la seconda in vita mia, mi sono ritrovata ad andare a fare la spesa all'Iperal, ma vi racconto la storia. Tanto abbiamo tempo, voi prendetevi una bella tisana, mettetevi tranquilli sulla vostra poltrona, sul vostro letto, dove siete più comodi e stiamo un po' in compagnia, sempre se ovviamente vi fa piacere. Questa mattina sono andata in ufficio, poi sono uscita e ho dovuto portare mia mamma a fare una visita di controllo per chiudere un po' il percorso che stava facendo di controlli per la sua amnesia temporale momentanea che ha avuto qualche tempo fa. E tornando, doveva fare la spesa, ci siamo imbattuti nel Iperal di Mandello. Per chi è di Lecco, noi siamo andati a fare la visita a Bellano. Bellano è un bellissimo paese, una bellissima cittadina diventata anche molto famosa per tutti i romanzi di Vitali. Se non conoscete Vitali, leggetevi i romanzi e sarete trasportati in un'atmosfera lacustre meravigliosa, meravigliosa. Lui è molto divertente, è bravissimo, io lo adoro, è uno dei miei scrittori preferiti, anche perché è uno scrittore della mia città, di un paese vicino, insomma. E tornando, mia mamma aveva necessità di fare la spesa e ci siamo fermati all'Iperal. Anch'io avevo necessità di fare la spesa, ma non potevo fare la spesa con la Rinella. Non perché la Rinella, poverina, non sia in grado di fare la spesa con me, ma perché io ci metto tanto, guardo e leggo le etichette e poi magari torno indietro e cambio l'articolo e lei poi fa fatica a camminare, quindi vabbè, ha fatto la sua spesa. Ma nel frattempo ho preso il volantino che ho qui anche perché ovviamente mi serve da ventaglio perché la sera fa un po' caldo, un po' freddo, ci siamo capiti. E guardando sul volantino ho visto delle offerte veramente, veramente imperdibili su tutte le grandi marche, il 50%. E allora ho detto: "Ma sì, Eli, sei passata dalla maglia, sei passata dall'uncinetto, sei passata dai cosmetici naturali, sei passata dalla cosmesi bio, beauty care, corpo e quello che è, ma facciamo anche un vuoto alla spesa che potrebbe anche essere divertente." E lo so che Iperal è comunque una catena di negozi che c'è soltanto al momento nella regione Lombardia. Perché i punti vendita sono ad Arosio, Barlassina, Besana, Rovigo Masciago, Calolzio Corte, Lecco, Carate Brianza, Monza, Milano. Saronno, sono andata a controllare ed è soltanto in Lombardia. È un'azienda di ipermercato, supermercato che è nata nella Valtellina, famosa per i pizzoccheri, per chi sa cosa sono i pizzoccheri. E con diversi punti vendita a Lecco, ce ne sono due, uno vicino a casa mia e uno in un comune fuori da casa, ma a 5 minuti di macchina. Nella Valtellina ce ne sono tanti, ma io per pigrizia non sono mai andata a fare la spesa lì. E allora ho pensato di farvi un svuota la spesa, spero che possa essere divertente, magari interessante, che possa essere di spunto anche a chi conosce questa catena e ha la possibilità di andare a fare la spesa lì. E siccome a me gli svuota spesa piacciono davvero tanto perché prendo spunto da quello che le amiche comprano, da quello che fanno vedere, e quindi ho detto: "Dai, stasera sono a casa prima di mettere via tutta la spesa perché mo vi faccio vedere." Allora, tac,
Tac, tac, tac. Ebbene sì. E con tutta questa spesa, siccome ho preso praticamente il 90% di articoli che erano in sconto al 50, al 40, al 30, alcuni al 10, alcuni al 20, io ho speso questa cifra, non so se voi riuscite a vederla bene, 189,66 euro. Ma credetemi, qui non dice il totale degli articoli, ma è davvero la mia spesona che faccio di solito. Io faccio la spesa grossa una volta al mese e poi integro con il fresco che mi manca. Non vi farò vedere gli articoli soliti, che ne so, pasta, assorbenti, carta igienica, Scottex, che troviamo dappertutto e che sono le marche dove ognuno poi si, diciamo, ha la sua marca preferita, e anche se non è sconto se la compra. Io anche quelle le ho comprate in sconto. Ma così vi mostro, condivido con voi la mia spesa delle cose che mi sembrano delle chicche, dei prodotti buoni, a volte anche ottimi, e vi dirò di più. C'erano gli sconti anche sul beauty, e quindi dividerò questa spesa in due puntate, perché sennò sarà troppo lunga. Quindi ragazzi e ragazze, armatevi di caffè, tisana, sedetevi perché la cosa sarà lunga, e facciamoci un po' di compagnia. Questo lo tengo qui, così se c'è qualche... non vi dico tutti i prezzi, perché davvero... diventerebbe un video da 72 ore, anzi una serie TV. Potremmo fare la serie video YouTube svuota la spesa Iperal, ma così ci facciamo compagnia e io vi faccio vedere che cosa ho comprato, che cosa mi è piaciuto, che cosa mi ha ispirato, eccetera eccetera. Allora, prima cosa che vi mostro è parmigiano reggiano DOP grattugiato fresco marca Iperal, ta-da-dan. E sapete da chi è prodotto? Io ne ho comprati due buste da Parmareggio, che è una marca che io apprezzo molto, che se trovo in sconto compro, e questi sono due. Poi ho preso due ricottine fresche di capra, che a me piacciono molto, piacciono solo a me, perché il latte di capra qui non piace tanto, piace solo anche al Pietro. La nostra zona, la zona di Lecco, è una zona abbastanza famosa per il taleggio. Ci sono molti caseifici, veramente tanti, in Valsassina, che è a 5 minuti di macchina, 5-10 minuti di macchina da noi. Quindi io sono una formaggiona piuttosto che una carnivora. Il formaggio mi piace tanto, devo mangiarlo limitato ovviamente. Però il formaggio di pecora, cioè i formaggi di pecora, non li trovo spesso, e quando li trovo li compro molto volentieri. Ho visto queste ricottine e ho pensato che perché no, e quindi le ho comprate. Ricotta di capra, adesso vediamo se riesco a leggere qualcosa, perché allora, ingredienti: siero di latte di capra, latte di capra, sale, stop. E prodotti non lo dicono. Ecco, non ho capito questa cosa, perché sui prodotti freschi ho notato che più di una volta non dice da chi è prodotto. Qui c'è scritto l'azienda è Caprio, delizie con latte di capra, ma non dà nessun'altra informazione. Prodotto e confezionato per Cometa Italia, via Petrarca, Milano, però non dà nessun'altra informazione. Poi vi saprò dire se sono buone e se mi sono piaciute. Altro formaggio a cui io non riesco a resistere sono le mozzarelline. Queste mozzarelline le avevo già provate, sono della Brimi e vengono qui c'è, come vedete, il marchio di qualità del Sud Tirolo, che è quello che troviamo molto spesso anche sugli yogurt e sugli altri prodotti caseari, giusto? Caseari? Che riflesso da Madonna Immacolata. Del Sud Tirolo, io adoro il Tirolo, noi ormai da tanti anni andiamo a fare la nostra settimana di vacanza estiva, cioè l'unica settimana di vacanza che facciamo all'anno la facciamo in Tirolo. Scusatemi per la voce, ma è ancora da primitivo.
e vediamo cosa riesco a recuperare. È prodotto da Brini, via Brennero 2, Italia, Varna, che dovrebbe essere Bolzano, non ho controllato. Da Latte di Fieno STG, la bontà Brimi, un gusto intenso, autentico, genuino, è la mozzarella di Latte Fieno STG Brini. Le nostre mucche vengono nutrite in modo tradizionale con erba fresca, fieno e piante di campo, e si sente nel gusto. Eccolo qua. Queste erano in offerta e quindi ne ho prese due confezioni. Sto cercando di rimettermi a regime alimentare controllato, vediamo se ce la facciamo, e nulla. Poi ho comprato chicche di gnocchi freschi. Ora io lo so che chi mi segue da tanto tempo dice: ma Eli, tu sei una blogger e le blogger fanno gli gnocchi in casa. È vero, io ti dico, ma la blogger è arrivata ad un certo punto che a volte gli piace così tanto trovare le cose già pronte, fresche, buone. Non disdegno i surgelati, non disdegno le cose già pronte, anzi se qualcuno poi me le serve anche mi fa veramente molto piacere. E quindi è vero, io preparo il pane in casa, è vero che preparo gli gnocchi, preparo la pasta, ma tante volte uso i prodotti già pronti e devo dire che ne sono orgogliosa. Uso anche i prodotti surgelati, quindi se a qualcuno veramente questa cosa fa un po' ribrezzo, mi spiace. Io i surgelati li ho sempre di scorta, perché ho un micro orto che d'estate produce tutte le sue belle cosine, ma uso principalmente verdura e frutta, principalmente, quasi sempre verdura e frutta fresca, soprattutto noi di verdura, essendo in 5, vabbè adesso Pietro è all'università quindi non abita più con noi, ne consumiamo veramente tanta, ne mangiamo tanta, ci piace, la faccio in tutti i modi possibili. Scusatemi ma sono veramente stanca, cioè oggi è stata una giornata assurda, e però mi piace avere la verdura surgelata, anzi alcune verdure tipo i carciofi che io mangio quasi sempre inverno estate, anche se non è stagionalità. Li prendo sempre surgelati perché il rapporto qualità e lavoro che c'è dietro a pulire il carciofo, ragazzi, i carciofi surgelati sono buonissimi, c'è un alto controllo di qualità dietro le verdure surgelate, e io reputo che viva Dio che hanno inventato i surgelati, perché quando si arriva a casa all'ultimo momento, perché la vita di tutti i giorni è stressante per tutti, perché si è stanchi, perché a volte anche se non si è stanchi non si ha voglia di cucinare, e non è un peccato dirlo perché sembra che le persone, le donne soprattutto, che devono essere sempre donne in carriera, io non sono una donna in carriera perché faccio part time da 34 anni nello stesso ufficio e non vorrei neanche più fare la carriera, vorrei stare a casa in pensione ma non mi è possibile. Capita anche che non si abbia voglia di cucinare, e quindi ben vengano i surgelati e tutto quanto. Quindi io ho comprato una bella scorta di surgelati e una bella scorta di gnocchi. Altri gnocchi che io francamente non avevo mai visto, quelli erano gnocchi di patate, tranquillamente, anzi facciamo le cose per bene, vi dico gli ingredienti e ci sono dentro: purea di patate all'80%, patate fresche, patate disidratate e acqua, amido di mais, farina di grano tenero tipo 00, sale e farina di riso, quindi ok. In questi invece, che ho visto dopo che sono un po' lucidini, quindi vuol dire che contengono un po' di olio, ma non ci importa. Qui c'è scritto ingredienti: purea di patate 65%, patate fresche, patate disidratate e acqua, zucca 20%, amido di mais, farina di grano 0, uova, sale e olio di semi di girasole. Eccolo qua il lucidino, olio di semi di girasole, ma se le condiamo con poco olio o comunque con un condimento magari al pomodoro o per chi può permetterselo un bel burro soffritto con uno spicchio d'aglio e 4-5 foglie di salvia belle croccanti, una spruzzatina di parmigiano, la morte sua. Buone. Queste le ho prese per la Lucia,
che non mangia la verdura e cerco di fargliela mangiare in qualche altro modo, ma non la mangia. Questi li ho presi per me perché io sono lecchese doc e sono vicino alla Valtellina e adoro i pizzoccheri. E questi sono gnocchi di patate con grano saraceno e vengono infatti prodotti in un pastificio valtellinese. Gli ingredienti sono purea di patate con patate disidratate all'84%, farina integrale di grano saraceno, amido di mais, farina di grano tenero, sale e farina di riso. Questi li voglio mangiare io e sono miei, perché nella mia dieta gli gnocchi ci sono. Boom! Queste mi piacevano, le ho prese perché mi piaceva il colore. Vediamo. Orco can, el se ved mia. Non si vede, vediamo. Sono violette, le vedete? Violettine, sono mirtille, tagliolini con mirtilli. Questi mi hanno attratto proprio perché erano viola. Semola di grano duro, farina di grano tenero, mirtilli, acqua, sale, farina di riso. E vengono prodotti dallo stesso stabilimento di montagna di Valtellina. Conosco questo pastificio. Boom! Per il fresco, diciamo le cose un po' particolari, le cose che magari non compro tutti i giorni, queste sono le cose. Poi ho comprato surgelati, ho comprato altri formaggi della Valsassina e della Valtellina, perché c'è proprio un banco di formaggi che è diviso un po' per zone. I formaggi della Valtellina da noi si trovano ovunque perché siamo vicini, quindi e Iperal, essendo comunque un ipermercato valtellinese, ovviamente propone giustamente tutto quello che è legato al suo territorio e ben venga. Poi queste, guardando, perché vi dico che gli svuota la spesa servono, aiutano, perché meli di meli made in sud, l'altro giorno facendo un suo svuota la spesa parlava di spicchi di mela che aveva comprato, non ricordo se all'Eurospin o alla Conad, forse all'Eurospin. E così oggi, mentre sono entrata, c'erano questi in offerta e ho comprato gli spicchi di mela sbucciati e disidratati, due bustine intere, spicchi interi di mela sbucciati e disidratati. Vediamo se ci dice: prodotto e confezionato da Capuzzo SRL, Rovereto, Verona, lefruttine.it. E questi li ho presi da portare al lavoro come sfizio, come se mi viene fame, qualcosa di sano. Poi sono molto golose, sono molto buone. E poi invece ho comprato questo, sempre della stessa azienda, mela chips, l'aperitivo croccante, aperitivo di mela con arancia e zenzero. Io adoro lo zenzero e quindi ho detto proviamo anche queste. Grazie Meli per avermi dato lo spunto di comprare queste. Poi queste le ho comprate per Mattia, Mattia le adora. Io ho provato a farle come le tutta la frutta. La banana è il frutto che mi viene meno bene degli altri frutti con l'essiccatore. E queste le ho trovate, erano in offerta e le ho comprate per Mattia. Sono buonissime, ma buonissime, buonissime, buonissime. Se avete l'essiccatore provate a fare anche le fragole, perché sono una cosa spaziale, ma veramente spaziale. Quando adesso comincia ad arrivare la stagione delle fragole, adesso ho comprato tra l'altro anche all'Iperal due vaschette di fragole a 1,29 euro che arrivano da Macerata, rosse, profumate, buonissime. Ne ho già mangiate metà vaschetta, le fragole si possono mangiare in dieta, eh? Oh. Poi ho preso sempre in offerta, perché questi purtroppo hanno sempre un bel costo. La Galbussera è un'azienda valtellinese e quando io vado a Edolo da Pietro
passo sempre dallo spaccio e praticamente riempio la macchina di biscotti della Galbusera da distribuire a Tizio e a Caio. Questi erano in offerta e allora li ho comprati. Galbusera, buoni così, senza zuccheri aggiunti, con uova fresche italiane di galline allevate a terra. Mi piace molto questa azienda, la conosco da anni, è un'azienda del mio territorio e quindi, oddio, sono diventata nera. Ok, e quindi nulla, ho preso questi che sono dei frullini, anche questi qui, e questi che sono con latte intero e farina integrale per la mia colazione. Poi poi ho preso la Liberal, ha una marca che si chiama Via Verde Bio, cioè una marca, una linea che è Via Verde Bio ed è la linea biologica di Primia, che è il marchio del Liberal. E ho preso questi che noi mangiamo molto spesso e volentieri, questi poi li mangia volentieri anche Paolo alla sera quando è qui che sta facendo i suoi lavori al computer dopo che si è fumato la pipa per reintegrare la fumata. Si mangia un pacchetto, no, non un pacchetto, ma comunque li mangia molto volentieri. Ho preso i triangoli di mais da agricoltura biologica, quelli normalissimi, e ho preso, no, sempre quelli, no? Ero convinta di aver preso quegli altri, invece no. E ne ho presi due pacchetti. Poi ho preso, vabbè, questo è il normale couscous, adesso a me piace fare, comincia a diventare più caldo, quindi faccio molto spesso, sostituisco la pasta o il riso con il couscous, mi piace tantissimo, ci aggiungo magari la verdura oppure le proteine, un petto di pollo ai ferri o un formaggio, insomma, mi piace davvero tantissimo, lo mangerei sempre, mi piace come primo. E poi ho voluto provare i mix di cereali con quinoa rossa, quinoa bianca e bulgur, che è questo, sempre della linea Via Verde Bio Primia. Questa linea era tutta scontata, tutti i prodotti della linea Via Verde Bio erano scontati. Poi ho preso crackers normali, sempre per Paolo, perché questi li mangia lui, con olio extravergine di oliva. Poi ho preso sempre di questa linea Via Verde Bio, gallette di mais e quinoa. Non mi piacciono quelle di riso perché mi sembrano cartone, non riesco a mangiarle. Quelle invece con il mais mi piacciono tantissimo, quindi ho voluto provare anche queste. Se poi mi troverò bene andrò a riprenderle. Poi, sempre della stessa linea, ho preso la farina di grano tenero tipo 00 che, oh là là, viene prodotta da chi? Da Molino Fratelli Chiavazza, un molino famosissimo con il quale io ho collaborato per molti anni quando ero una vips della cucina per il blog di cucina. È una farina buona, la farina 00 non la consumo tantissimo ma la tengo sempre in casa se mi serve per fare la besciamella piuttosto che qualche dolce che ha bisogno di una farina raffinata, e quindi l'ho presa e la voglio provare, ma cioè ho la certezza che questa farina è ottima, perché la farina dei fratelli del Mulino Chiavazza è buona, insomma. Poi, sempre per stare in tema bio, ho voluto provare anche questi due erano in offerta, bevanda alla mela e carota da agricoltura biologica. Io non sono una consumatrice di succhi, non mi piacciono generalmente, cioè li bevo veramente pochissimo, ma li tengo in frigorifero se magari arrivano i ragazzi e hanno voglia di bere qualcosa di fresco, comunque un bicchiere di succo se poi è fatto bene. E vediamo gli ingredienti: succo di mela concentrato al 62,5%, no, sto dicendo una scemata, succo di mela concentrato punto, 62,5% di purea di mela, 18,5% succo di carota da concentrato, 18,2% succo di limone concentrato, antiossidante e acido ascorbico biologico. Ecco, queste mi piacciono da tenere così nel frigorifero. E poi ho preso la bevanda alla melagrana,
anche questa mi piace perché il succo di melagrana mi piace tanto. Succo di melagrana da concentrato al 44%, succo di mela da concentrato al 43%, succo di uva da concentrato all'8,5%, succo di ribes nero da concentrato al 4,5%. Stop! Questo deve essere veramente buonissimo, ricco anche di vitamine e perché no? Sicuramente questi ritornerò a ricomprarli perché queste offerte, come c'è scritto da volantino, vanno dal giovedì 28 aprile a martedì 10 maggio. Quindi ho pensato proprio di farvelo questa sera, anche se sono scarmigliata con il trucco che cola, anche se mi vedete nera, rossa, bianca, gialla e blu, anche se fa caldo ragazzi, fa caldo. Ho pensato bene che magari a qualcuno potesse essere di spunto per andare poi a fare la spesa all'Iperal. Bene, io ho finito, pensavo di metterci di più, ma poi ho una cassettina di prodotti per il corpo, per il viso, detersivi biologici, ecologici e li facciamo nella prossima puntata. Io spero così che vi abbia fatto piacere stare un po' in compagnia, chiacchierare su quello che avete visto che ho acquistato. Se anche voi conoscete Iperal fatemelo sapere, se avete dei prodotti che vi piacciono, che sono i vostri preferiti, consigliatemi, perché io veramente appunto non sono mai andata, anche se so da colleghe e amiche che è uno dei supermercati che ha i prezzi più convenienti. E vi ripeto, vi rifaccio vedere questo, cioè, scusate, uno scontrino gigantesco, ma veramente ho comprato di tutto, eh. Ah, perché poi ho comprato anche frutta e verdura fresche, che vabbè, non sto qui a farvi vedere perché sono le solite, ho comprato i cavolfiori, ho comprato i pomodori, ho comprato le melanzane, tutto di origine italiana. Io di solito come frutta e verdura mi servo da una mia amica che si chiama Tiziana, che fa l'ambulante e ha la frutta e verdura, ragazzi, che anche se la tenete nel frigorifero 2 settimane, quella è, cioè, costa un pochino, non è magari allo 0,99 al chilo, ma anche se adesso non c'è più lo 0,99 al chilo, ma la sua frutta e la sua verdura non la batte nessuno. E lei viene nella zona di Lecco il mercoledì e il venerdì, però domani non riesco assolutamente ad andare a fare la spesa da lei e non avevo più frutta e verdura, quindi ho comprato un po' di cose e credetemi è stata una spesa veramente abbondante, tanto che avevo il carrello così pieno, ma così pieno, ma così pieno, che dovevo comprare l'acqua e un barattolo di yogurt e non ho potuto comprarlo perché non ci stava nel carrello. Quindi credetemi, una spesa mega abbondante, il prezzo mi sembra comunque, cioè ho speso molto di più per spese meno consistenti. Bene, bella gente, adesso io vado a fare la mia skincare serale, vado a farmi anche una bella doccetta, metto via prima tutta la spesa e poi vado a dormire perché domani bisogna andare a lavorare. Io vi saluto, vi abbraccio, scusatemi se non sono stata performante e se non sono molto in forma, ma è veramente stata una giornata pesante, stanca, come penso per tutti voi. Volevo però appunto condividere con voi la mia spesa prima di riporla e di mettere via tutto. Domani girerò la seconda parte con i prodotti detergenti e per il viso e le creme e gli scrub e tutto quanto. So che siete curiosi da questo punto di vista, ma ci vediamo domani o dopodomani. Vi abbraccio e vi auguro una serena notte. Ciao e grazie per essere stati con me fino a questo punto. Ciao ciao.